Vabbè, ragazzi, senti, sentite, passiamo direttamente a Reddit, ma prima di questo sigla, sperando che vada l'audio, ma credo proprio di no. Proviamoci almeno. Vi va? Dov'è la sigla del Reddit? Non c'è più, e invece c'è. Sono in live! Oggi è domenica, è il giorno del Red. E il boss? Ecco come sarebbe stato il Tomodachi Tour. Chi l'ha fatto questo? Patch of Star. Il top post di oggi. Anzi, aspetta. Ok, questa settimana. E non si sente, chiaramente. E non si sente. E non si sente. E non si sente. E non si sente. Oh. Oh, ragazzi, fra poco bestemmerò la Madonna e sarà un bel problema. Sarà veramente un bel problema. Ok, ora va. L'ho modificato. Madonna, se voglio morire, ragazzi. Ok, dai, forza, non pensiamoci. Ah no, io ho fatto. 2021 ancora con queste bestemmie. Ci sono molto d'accordo su questa cosa, che è bello, ma sei trovato serissimo. Ah no, io ho fatto. 2021 ancora con queste bestemmie. E anche le tre facce, cioè Volpe concentratissimo sulla canzone, Matteo che smatta nel nulla e un deficiente dietro che smanacca. Giorgina l'ha presa bene, dai. Chi è Giorgina? Cui anche solo esprimere un'opinione può avere delle conseguenze letali. Oddio, il governo Meloni! Pensare i politici in Russia tendono ad avvelenarsi bevendo del tè. Oh, pronti! Ah sì, ragazzi, questa cosa... Cioè, allora, quando vedete una roba del genere, no? Secondo voi, in quanti me la passano tempo 5 secondi? Tutti! E continuate a distanza di settimane a passarmi questa roba. L'abbiamo capito, divertente, risate a crepapelle. Però, cioè, dopo un giorno, due giorni, tre giorni sono usciti vari festi, basta, cioè, no, continuate. Oh, hai visto? Certo che l'ho visto. 2 miliardi di persone, il gruppo Telegram l'avete spammata all'infinito. Impossibile smettere di checcare nel guccettino, risate a crepapelle. Poi che cazzo, ora che ci pensano, ma che cazzo di ormai, cioè, ok che non si leggono più programmi, che non contano, non conta niente, nulla, nella politica non conta più nulla, contano solo gli slogan, ma cazzo, siamo arrivati addirittura a una parola come slogan, cioè siamo andati a ridurre ancora di più, pronti, questo è, pronti, pronti a far cosa? A fare cosa? Lo so io cosa, non mi fa parlare, va, riduzione, questo è il programma, eh sì. Chissà di cosa. Primo disegnetto postato su Reddit. Un Darimoccia intento ad amministrare e osservare Darimoccia Cinematic Universe. Un salutone a tutti. Molto carino, grazie mille tesoro. Coi piedi zozzi poi, tra l'altro, schifosi. L'uccello più rumoroso al mondo, occhio all'audio che altino. Immaginavo. Preparato con Willy. Benissimo. Oddio, bellissimo questo. È stato un braccialetto alieno a renderlo così. È Dario, bello. Dario e 10 mostri della sigla di Twitch. Chissà se dopo flashback, momento a DV del pre-order. Punto esclamativo flashback, ragazzi. Preordinate, nuovi vantaggi a settembre in annuncio. Vedremo dei cash basati su di essi. No, quello no. Magari, però no. Minchia, che figata. Questo è veramente stupendo. Vediamolo meglio.
Questo è veramente, veramente bello. Con i vari boss, ovviamente ripresi dalle facce trasformabili di Simone Peano in pre-live. Veramente, veramente bellino. Fighissimo, grazie di cuore. Poi tra l'altro bellissimo anche l'orologio alla Ben 10. Bellino anche Cuphead, come tazzina. Bello, grazie di cuore. Fighissimo davvero. Schizzo estivo per il Darione. Si vede che stanno per uscire le carte, eh? Vedo tante carte sfruttate per fanart, tante fanart, eccetera. Bellissimo anche questo comunque, grazie di cuore, con il vecchio layout delle carte. Quando il primo giorno di scuola la prof chiede a tutti cosa hanno fatto in quest'estate, poi arriva il tuo turno, vediamo. Ok, sì. In che stato eri? Oklahoma. Come mai? Non in Arkansas. Ma volevi visitare quel posto lì? No, c'era un festival. Quale? Del tacchino cotto. Roasted turkey. Cioè, sei andato fino in America per questo. Si chiama Roasted Turkey. Roasted Turkey. Festival. Festival. Oh, abbreviato con RTF. 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 Roasted Turkey Festival. Oklahoma. E racconta un po' questa cosa simile che ti è accaduta a questo festival. Io stavo guardando il recinto dei tacchini. Per scegliere quello da arrostire, prego. No, no. Ci sono delle attività coi tacchini. Tipo che già arrostiti o vivi? Li mettono, allora prendono un tacchino, gli mettono un secchio d'acciaio, lo chiudono, okay. E poi iniziano a dare delle mestolate fortissime al secchio. Poi tirano su, il tacchino non capisce nulla e deve ficcarsi in una cuccetta numerata. E te li scommette su quale cuccetta entra. Ho capito. È roba tradizionale che si fa in Oklahoma. Sì. Sai lì. No, presente, è fortissimo. A un certo punto, un signore ha detto tutto sulla 3. Sulla 3, il tacchino è andato nella 4. Il signore, già capisci? Sì. Incazzatissimo. Tira fuori il fucile. Ho presente cosa? A te? sì. Ma t'ha colpito? No. E come che è successo? Mi ha volato il cappello da cowboy. Certo, ti ha fatto. Io mi sono cacato sotto. Siamo un'emozione assurda, però. Un'emozione assurda. Tanto vi racconto un. No, in realtà Lundini Vibes no, perché questa roba qua in realtà l'ho presa e non sto scherzando, l'ho rubata totalmente. Ha una cosa che mi è capitata veramente, ora non è ovviamente che mi hanno sparato e mi ha volato il cappello, però alla sagra del Baccello a Orciano Pisano fanno la stessa cosa, non con un tacchino, ho cambiato un po' l'animale, ma con un porcellino, praticamente liberano un porcellino, e non lo picchiano soprattutto, liberano un porcellino e la gente scommette su dove andrà a nascondersi il porcellino. Ci sono 20 tane tipo numerate e questo porcellino corre e si ficca in una tana e la gente scommette sulla tana in cui si nasconderà questo porcellino. È la stessa che l'ho presa da lì e poi un po' mescolato le carte. Non mi hanno sparato, no, in tutta Italia non lo fanno, però bellissimo. Allora, bravo Mario, guarda, mi chiedevo dove fosse finito questo video. Abbasso perché l'audio era un po' una merda. Vi racconto qualcosa. L'archivio Dracarys, i ricordi di Però Angela, quella volta che salutò Dario, lascio a te raccontare l'aneddoto. Vai, okay. Saluti a Dario. Allora, qui Però Angela mi fece un saluto perché era a un evento con Rick Dufer. Rick mi disse, guarda, sono qua con Però Angela, so che lo stimi molto, vuoi un saluto, vuoi qualcosa, ma senza che io chiedessi nulla a Rick. Ho detto sì, guarda, se mi fai fare un saluto io sono veramente felice. E Rick mi mandò questo video dove c'era Piero Angela che mi fece questo breve saluto. Quindi grazie Rick, e ora non posso ringraziare Piero, ahimè, però lo ringraziai già ai tempi. Grazie Rick del pensiero e grazie Mario di aver riportato in auge, aver riportato su Reddit questo video. Me lo chiedevo l'altro e ci ho detto, chissà che fine ha fatto quel video, dove lo trovo. Ci ha pensato Marione. Dario fatto con i filati, non è il massimo, ma va bene. Avrai ganzo con i filati, guarda che strano. Io sarò io fra una decina d'anni, si spera. Ma è Marco Merrino, qualcosina. Via, Pollicione è a casa, Poggers. No, Kirtar. Ah, Kirtar è uno dei disegnatori delle carte della lore che ha fatto questa breve animazione di Pandorball. Molto carina, l'avevo già vista su Instagram, però finalmente la vedo qua su Reddit. Molto, molto carina, invece. Niente, poi Grofino ti chiami su Reddit, Kirtar, vabbè, boh. Ok, comunque grazie di cuore.
Kirtler è bravissimo, ragazzi. Adatto ha fatto una delle carte più belle del set. Preparatevi. Anzi, a parte ve l'ho già fatta vedere, il viaggio a inizio è di Kirtler, bellissimo. Quello dove sono io in costume che parco un varco. Sembra una teta, no, è una fallina di Natale da appendere. Oddio, pagare OnlyFans, pagare un toscano, Surri un fratello, grazie. Comunque Surri tra l'altro è rimasto entusiasta, ha fatto storie, sono veramente felice. L'inizio di una grande collaborazione. Qui quando prendevo per il culo Balini, ma ha avuto 3 anni qua. Vabbè, è overreact di Nicolò. Basta, Madonna, io penso fai è qui. Ma poi che cazzo di audio c'era, tutto rotto. Come imbarazzo a vedere queste robe, mamma mia. La risposta di Diego alle lamentele di Dario sul fatto che ora è poco presente. Mi immagino, vai, scuse, sì, accampiamo. Ma poi, infatti, ma prima rompeva il cazzo, la ragazza. Quando che te trovi la ragazza, non ti vedo l'ora. Te le presento io in Toscana, una bella pisana, bella livornese, qua della poi. Mai detto una bella pisana, una bella livornese in vita mia, ma comunque, vabbè. Quella ragazza, te fai una vita, esci, smetti di stare attaccato col tubo al culo tutti i giorni con sta fissa, te dove streamare tutti i giorni, te prendi una settimana, anzi manco una settimana, te prendi 5 giorni di stacco dopo 20 anni che hai farmato per... Manco l'arabico col gas, col petrolio, tutti i 5 giorni, impossibile staccare la live, appena tornato proprio subito riattaccato il tubo al culo, impossibile. Io faccio una vacanza a settembre, Diego, e poi farò un'altra vacanza a ottobre, quindi ho fatto 3 vacanze in 3 mesi. Sì, però Matrix, puh, alla sera, subito dentro Matrix. Mi sono perso nel discorso. Eccoci, appunto, ma arriviamoci con calma. Ah sì, dovrebbe essere contento di questa cosa, no? Impossibile. Ma sono contento, Diego. Però non è che esiste solo il bianco e il nero. Esiste anche una scala di grigi, cazzo. Non è che esiste tubo attaccato al culo, oppure scampagnate, cugini, parenti, nonne, cambiare mutandoni, battesimi, comunioni, cresime, e banchetti, scalate in montagna, porta a cagare il cane, porta a pisciare il cane, porta a far l'unghia il cane, porta a levigare orecchie al cane, e poi incontriamo la mamma, lasciano i genitori, prima 2, poi 4 genitori, poi gli zii, poi nonni e parenti e quell'altro, e viene il cuginetto dalla Meria, e poi muore il cuginetto della Meria, quindi funerali e poi banchetti. Cioè non è che o così o cosà, trova una via di mezzo, no? Una via di mezzo. Che poi tu vai attaccato al culo, sai? E poi sono stanco. E ci credi? E ci credo, ti arrampichi su greppi, ma con gli stambecchi ogni settimana, ci credo che sei stanco poi. C'hai 47 anni, l'aveva fatto in vita tua, ora stai lì, lo buono. Con bastoni da trekking, così, con quell'altra che ti sta davanti, ti fa forza, forza, via, come Marcello, come in... no, domani lo dio. E si chiama il film, cazzo. Dio, come faccio a scordarmi sta cosa? Mi viene in mente. Il film, alla dolce vita, la dolce... Vieni, Diego, vieni. Arrivo, il mio amore per te è forte. Vieni, vieni, Diego, guarda che bello. Guarda che bello questo picco. Poi magari è il Monte Romano e c'è lì dietro Asa e il Terminillo. Dio Cristo, ragazzi. Ci sarà una via di mezzo. Una via di mezzo. Veramente. Poi sì, io sono uno molto preciso sulle live. Sono un coglione, mi dimentico. Però sul lavoro impeccabile. Però ogni fine settimana, il sabato che Dio, il sabato e la domenica che Dio metto in terra, mi riposo, vado a giro, faccio le cose, eccetera. Però, Dio Madonna, mi so scalettare un pochino mi so dividere tra vita privata e vita professionale. Te ormai sei scomparso, non si sa più dove sei. Dio buono, giri le storie, storia di un'ora fa, Puglia, storia di mezz'ora fa, Africa. Ma com'è possibile una cosa del genere? Ma dove vai? Sono vicine, insomma, saranno 10 chilometri. Alla fessa in testa, sì, sì. Ah, si è mobilizzato così? Così, le era venuta una sincope. Vabbè, andiamo avanti. Ecco. Video recensione di Victor all'ultimo pub IRL. Personaggi che, più che fare versi, non fanno veramente la scena che io mi sono trovato più spesso in sala era questa. Cazzo, cazzo.
Va bene, sì, ci sta. Però l'ultimo pub non è stato così in realtà. Cioè, sì, io sì, però gli altri no. Grazie a Jollab, grazie a Godgem e Xmaric. Audio terribile, ma un video di 100 anni fa, non è mica vera questa cosa, idiota! Dario a Toriyama, sempre Dario, sempre a Toriyama. Sì, sì. Stavo scorrendo il profilo Instagram Ita Pictures e tra le prime 10 foto postate c'era questa, un momento flashback. Sì, ero in Giappone e mi sono messo il pigiama addosso così. Ok, Power. Vediamo cosa... Ma poi se c'aveva le bretelle. Cioè, c'è la canottiera. Ah, la... sì, la canottiera. Ma quando arriva a Pegas, eh? Mi servono compagni per a Pegas, per fare Ranked, perché il torneo con Mox non lo faccio più ai 18, boys. Non faccio più torneo ai 18 perché non sto andando male. Senti che voce raffreddata che ho. Sono tutto raffreddato, Paolo Cannone, Power. 22. E mi sono cagato sotto nei pantaloni. Non mi sembrava un raffreddore normale, quantomeno. Va bene, girando per con le salvette abbiamo trovato il ponte di Pokémon Revolution. Ehi, anche questa l'abbiamo superata indenne. Ma senti le imboscate. E adesso c'è rimasto da superare questo piccolo insignificante ragazzino. Ponte. Eccolo lì. Bello il fuoco, eh? E cos'è quella creatura? È terribile! Non avevo mai visto niente del genere! Sì, sì, chiaramente. Quello era il ponte dove poi si è esibito il gruppo Mysteria. C'è anche la carta in flashback di questo ponte, quindi... Sì, sì, sì. Hai già visto il nuovo trailer di Pokémon? No, ma lo vediamo dopo. Sono molto curioso e impaziente di scoprire che cosa ci ha riservato Game Freak a sto giro, insomma. Comunque sì, sì, eravamo veramente dei bambini. Ormai il tempo inizia a essere tanto. Il tempo che mi separa da quel periodo lì. Non mi ricordo. Comunque ora sono... Beh. Sono 14 anni. 13 anni. 13 anni fa. Bene. Non male. Non male. Non male. Dario è molto rilassato al rientro delle vacanze. Ora, Eclisto, sei tornato calmo, come al solito. La calma fa parte sempre del sottoscritto. Ma prima, ragazzi, ringraziamo gli abbonati, perché sennò qua è un disastro. In surname, testa di cazzo, bastava aspettare 5 secondi e ho proprio detto la cosa che hai detto te, cioè che mi pulivo ogni 10 secondi. Era quella la cosa fastidiosa. Imbecille, di merda. Nani no, perché preferisce la figa al pub. Già qualcuno, già questa ragazza mi sta sul cazzo, io non la conosco. Non è vero, mi... Non so come è fatta, chi sia, ma già mi sta sul cazzo. Già una ragazza mi ha rovinato Dada completamente. Ho visto la storia che portava col cappello da pescatore. Il cagnolino sembrava Erminonno. Adesso pure Nanni. Tra l'altro fa la live IRL. Chissà che non inquadri anche il signor Moccio. Non credo, con sua moglie, il viaggio di nozze. Magari mentre si tromba per... Tanto Nanni oggi ha detto che è andata male. Per creare scandalo al Rubino, al Samsara di merda. No, 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 nel Zanzara, aspetta. Zanzara di merda, no. Pulpescu c'era in camera? Mio padre, fuoco. Bella però, il simpaggio di Greyzak me lo sono perso. Non è ormai totalmente perduto. Pensare che era Greyzak, vabbè, un coglione. Il telescopio, wow. Eh sì, Fenix, era proprio bello. So che Fenix resta sempre lì, tutto il giorno, in casa, con le palle che ti puzzano. Di merda, e tutti i giorni ovviamente ti colleghi per commentare in maniera edgy la mia chat, perché non fai nulla nella vita a parte le... Great Maximus ha fatto una domanda normalissima delle mie live. Ti consiglio di uscire, smetti, lavati e esci, però lo dico per te con affetto, e che io so che ce la puoi fare. Vai via, via, via proprio, via. Ho paura di scrivere. No, ma è tutto ok, ragazzi. Fenix è un utente storico e leggo ogni sua stronzata. Si è abbonato oggi, quindi per un mese mi tocca collarmelo. Vai, vai, vai.
Grande Phoenix, nostro fratello. Dario ha dei problemi con i sound effect. Ma quanti clip? Porco due! Migliori clip. Chi è ora questo? Ah, Roroid. Ora mi devo accollare anche Roroid. Ma questo sostegno del nostro fratello Gioco Nero che regala 5 bombolotti alla crema, ragazzi? Assurdo. Qui stavo facendo un mix di tutti i ringraziamenti dei miei colleghi. C'era un po' Volpe, Nanni, Diego, tutti ci ho messo. Veramente. Grazie alle foglie. Alle foglie, come il villaggio di ninja, che proteggono la pace e l'equilibrio. Quindi grazie per il sostegno notturno, grazie per il Prime, per aver scelto questo canale. Grazie di cuore. Grazie perché non me l'aspettavo da più. E poi quella cosa... Grazie per culo, grazie di cuore, perché potevi non rinnovare dal 19° al 20° mese, nonostante questo periodo brutto che stiamo vivendo, eppure hai deciso di rinnovare. Ma cosa c'entrava poi? Grazie cravatta morta, grazie, perché hai deciso di darmi il Prime lo scorso mese e hai deciso di rinnovare, perché il secondo mese è più importante del primo. Perché decidi di restare. Non credo fosse riferimento a lui, eh? Ito Fuyo. Namaste. Namaste. Mi aspettavo che tutto questo venisse solo da un unico cuoricino. Grazie Giascara, grazie Giacomo Rossi. Però ragazzi, non puoi mai... Oh, Roroid, non puoi mettere queste robe, oh! Ma cos'è ora questa roba? Sotto che ciotola, vedi cosa vuol dire? Cos'è questo? Vabbè. Curiamo la ciottolite. Per forza. Yazel, vogliamo davvero tornare indietro nel tempo? Facciamolo. Pasta carbonara. Fare un montaggio. Ah, ma Frienzo Torto è proprio un trollino così. Facciamo, risolviamo la base, vai. Un attimino al volo, vai. Positivo. Oppure qua siamo sui 3 mesi. Tre mesi è proprio l'abbonamento per 3 volte di fila, vuol dire conferma definitiva. Oddio, Eros, 9 mesi, ma non è possibile, ragazzi! Inge Master, 28 mesi. Che qua? Boh, Bellic. Ragazzi, vogliamo dirvi qualcosa? Congratulazioni. Franco Polonco. Non ci trova nulla la musica stavolta. Ah no, è partito. Grazie Bane, grazie Marco Lupi, grazie Fiulo, Sventra Paperet, Bad Spawn. Grazie Riccardo Fedrigo, 2 anni Riccardone. Quante ne abbiamo passate insieme Riccardo? Un botto. E ti ringrazio. Alfonso Feola. Mamma mia, quando sei entrato nella mia vita, ti ho sussurrato. Grazie. Mamma. Grazie davvero. Sarà sorpresa. Non se l'aspettava nessuno, ma ti serve. Loredana Bertold. Adesso siamo qua. Io non ho da dire altro se non grazie. Grazie
di tutto, veramente. Oh, in realtà non è nessuno, ma è il tuo cuore che bussa per me. Ma che cosa? Ste Lorenz, va bene, dai. Belli la girate. Scusa, ma perché i raggi laser, Roy? Guardate se tante volte non ci riesco, eh. Non c'entra nulla anche questo. Vabbè, non ho parole. Ok, andiamo avanti. Tutti i video così, best offino di Ruft. Vabbè, stoffino di Raft, ma non si scrive così. Ok. Non è il culo, ragazzi, vi dico la verità. Allora, aspetta, Rotolini, che c'è una cosa che non mi torna a me. Bella musica di Dragon Quest. Oh, ma bello, dopo, no! Ah, no, ma... Devi mettere l'acqua del mare, mettila a bollire e poi cazzare. Cazzo, sì, allora... No, il cuoco era Victor. Ciao Giorgio. Stai geccando nel Gucci? Eccoci qua. Non ha fatto niente poi. Io sto pescando come un mufflone bastardo, ve lo dico. Cazzo nel culo. Cazzo dentro a cuculo. Grazie Daniele Paul, Eren Lost e Dolorenzo. Cazzi di gomma. Una volta sola è apparso Giova, basta. Mamma, bello, un bello il montaggio comunque. No, tu vabbè, semplicemente cedere. No, un bel classico, dai. Allora. No, sei il problema, come due genitori, dicevano anche loro quello. Ascoltami Warzone, mi rompe tanto il cazzo, vabbè. Warzone, ragazzi, fixiamo Warzone a parte gli scherzi, dai, cara. Al volo, dai. Allora, spacco tutto, eh. No, comincio a fare un casino qua, eh. No, non trollare, eh. Dario, cosa devo fare qui? Devi farmare. Allora, ti spiego. Ciao, vai. Posso spiegare? Spiega tutto. Una cosa sola, ma Dario, ma tu ci hai mai pensato che se metti delle linee qua? No, non inizia a rompere coglioni perché fanno ti così viene ciao un addosso. Simbolo di un'apologia. No, non voglio mettere la svastica. Ma quella buddista. Buddista, sì. Devo scureggiare, ho paura di farmi la popò addosso. Invito a da. Me lo fanno. Allora, facciamo quello che dobbiamo fare, dai. Forza. Facciamo quello per quello che siamo nel quello. Va bene. Poi più avanti, quando famo, andiamo. C'è la storia, adesso dobbiamo fare il basta. Ragazzi, se trovate dei dandil, prendeteli. Sì. Ascittando nel puzzettino, mi sa. Sì, sta ascittando nel puzzettetto. Secondino. Io veramente. Ragazzi, sto cercando di tiziare nel Volping, però non è so. È difficile. È tosta quella, però. Ma perché per letto servono i chiodi? Perché sì. Forza. Oh, papà, non lo so. Ah, no, non lo posso muovere. Sono un caffè. Ok. Corda le vuoi? Bella maiala. Sì. Ragazzi, rispetto. Smerdo nel puzzo. Ah, il retino? No. Vabbè. Scusa, stronzo. Ma quanto sta a scopare il nostro etichetto, eh? Perché ci sia quadrata che ci mettiamo. Esatto. Perfetto. Ok, non si è sbagliato. Dai, Diego, madonna. Madonna mia, che è un mostro. Bello sto montaggio. Non era male, eh? Ti immagini su Grounded? Mamma mia, ho già paura, guarda. Ah, mio vecchio fa buon brodo. Vabbè, non è che ci ho messo un giorno, una settimana, eh. Però, grazie Gat, grazie per l'abbonamento.
Grimsnart, vado in Austria, è un mio amico, gag 10 su 10. No, però sono carini questi, ci sono da una vita, ci sono dai tempi della prima generazione. No, da capo, Cataclast. Ma ragazzi, ma quanti montaggi avete fatto oggi? Ragazzi, quando arrivi a 30... Ma questo è iniziato anche mio a... Ah, tra l'altro a lui gli ho scritto di levarlo perché questo video lo voglio mettere sul mio, mi pare. Ma cancellate il commento. O no? No, forse non era lui. Non ricordo se era lui o un altro. Ah no! Era live con Surri, gli ho chiesto di levarla, perché il giorno dopo avevamo già messo il montaggio della live con Surri. Guarda, lo voglio mettere sul mio, ma potete aspettare un attimo. PADRE! Secondo me, Dio, questo Madonna, sarebbe un contenuto da Zex. Dario, dobbiamo veloce tire liste gelati. Oh, vedi, facciamo una tire volevo far fa Zex, vedi? Non c'è nulla. Allora, squisito, assaporabile, bene ma non benissimo. Sesta cringiata. Ponzio. Buono, ci sta. Insommina. Brutto sapore. No. No. Calippo ha colorato i nostri pomeriggi. Che è sempre cosa buona e giusta osservare le ragazze che gustano il calippo. Lo metto in ponzio. Il croccantino lo puoi ciucciare e degustare. Questo è il gelato per i bimbi, da consumare per rivivere i vecchi tempi. Attaculo, mamma, voglio io la torta. Andiamo avanti, vai Nibblegar. Bella questa, bellino. Tanto vedo l'ora di rigiocarci. It's possible to... Chris Williams, un fratello? Ah già, che è uscita l'intervista a Chris Williams. Ah, perché dice i sposi. It's possible to break through. Mamma mia, ma poi col coso, il cellulare, fatta a clinto, ma vabbè, a casa. Moccia Prism è consigliato da Pino Giorgio 91 su TikTok perché sono giovane. Spammino Pignataro su quasi tutti i social. Questo è molto figo. È interessante questo Prisma, eh? Dario, Moccia viene paralizzato. No, no, è tutto a posto. Questo è molto, molto interessante. Prisma è incredibile. Molto, molto bellino. Ho fatto anche i nei, le cose. Molto interessante. Homunculus, bravo. Bello! Ma poi sono fatto di merda, praticamente. Ecco anche il mio primo post e disegno su questo Reddit. Un Dario Moccia scimmieggiante intento ad abbinare la versione 3D di Flashback. Un saluto a tutti. Grazie, Bughino. Grazie di cuore. Primo post is possible. Ma poi cos'è? Che cos'è questa merda? Che cos'è? Grazie a Valerio Smaxinghi, grazie a Cecco Angiolieri per l'abbonamento. Che cos'è questa merda? Guarda, è finito Reddit, ah già, perché sono tornato... quando sono tornato, mercoledì, mi ricordo, quando ho iniziato a ristreamare, sì, mercoledì. È arte, non penso. Pizza morte, un canale pieno di sorprese. Pizza morte.